Matteo Piano, tre verbi mi vengono in mente: ritornare, ripartire, ricominciare. Una ripartenza per la pallavolo, ma anche una ripartenza per Matteo Piano. Sembrerò banale, ma ti chiedo le tue primissime sensazioni appunto per questa ripartenza. Sono concentrato sul presente, sono molto emozionato, credo di non voler ancora soffermarmi molto su questo mio rientro in campo, perché è qualcosa che mi emoziona molto, mi mette un po' in difficoltà, è una difficoltà bella, pensare che è tanto che non ero in campo, quindi mi sto godendo il resto, sono contento di essere con i miei compagni, con lo staff qui in ritiro, è bello, sono felice di essere in un posto dove essere tutti insieme tutto il giorno per tanti giorni. Pian piano credo che mi emozionerò sempre di più nel rientrerò ogni giorno di più in campo. Per adesso cerco di essere autoesigente e di divertirmi con grande entusiasmo, perché sono proprio allegro di essere qua, ve lo giuro. Mi viene in mente una metafora di goderti comunque questo momento un passo alla volta, mi verrebbe da dire un gradino alla volta, quei gradini che in questo anno ti hanno accompagnato nella riabilitazione, e fa parte proprio di questo, no? La ripartenza, cioè il mettere degli step, e forse anche la ripartenza della pallavolo, un passo per volta. E se dovessimo chiudere gli occhi per un secondo, tra 100 passi o tra 1000 passi, tra 1000 scalini, dove ti vedi tu come giocatore, come capitano, e dove vedi questa squadra, che comunque è una squadra nuova, un gruppo nuovo, e la bellezza del ritiro sta forse anche nel creare questa alchimia di gruppo? È difficile per me adesso pensare anche a tutto il mio percorso riabilitativo e tutto, perché veramente mi emoziona tanto, quindi non sono ancora pronto di fare questo. Se devo fare un discorso legato alla squadra, credo sia bello il fatto di trovare già dal ritiro e poi pian piano nell'ingresso nostro a Milano il nostro modo di essere un cerchio, che penso sia fondamentale, perché dopo un periodo come quello che stiamo vivendo, abbiamo vissuto, ci sarà un modo di fare squadra che non sarà nuovo. Sarà nuovo per tutti, anche per noi, quindi penso che avremo l'occasione di disegnare un cerchio nostro che ci porterà a toglierci, ci auguro, delle soddisfazioni. Dobbiamo essere ben lavorare per noi, per essere contenti per noi e per tutte le persone che lavorano con noi, per noi, per la società e per i tifosi. Quindi è un cerchio che deve poi allargarsi e prendere tutti. Il cerchio di Milano, possiamo magari allargarlo al cerchio della pallavolo italiana, una pallavolo che si deve riscoprire probabilmente anche nuova dopo quello che ha vissuto, così come ha vissuto tutto il mondo. Quindi che tipologia di pallavolo ti immagini? Il campionato italiano rimane comunque un campionato di altissimo livello nonostante le difficoltà economiche che ci sono state, dimostrazione che la sport della pallavolo in Italia è uno sport che vuole mettere in evidenza la sua voce. Ci sono stati tanti cambiamenti in questo lockdown, dalla forza che è venuta fuori dei giocatori, dalla dimostrazione di forza anche di autorevolezza delle società. Insomma, sarà una pallavolo nuova, diversa, dove tutte le componenti devono mettere in campo le proprie qualità. Sì, sarà una pallavolo diversa. Io penso che la nostra forza sarà quella di essere concentrati su di noi, sul nostro modo di lavorare, come credo sia la forza delle altre società. Io penso che un campionato formato da 12 squadre, se ogni squadra è ben concentrata nel fare al meglio il suo lavoro in palestra, verrà fuori un grande campionato e saremo dei resistenti tutti, perché non sappiamo bene ancora come andrà, pubblico o non pubblico, però so che parlo a nome della pallavolo di Milano e a nome di, credo, tutti noi atleti e società. Ognuno farà il massimo per essere quel bel cerchio all'interno di un
campionato in modo che poi ci sia una Superlega bella che tenga attaccate le persone alla pallavolo. Ultima battuta, Matteo, su una città che tu hai vissuto lo scorso anno, che Milano ha vissuto, che come squadra abbiamo vissuto per la prima volta, ma che finalmente ti abbraccerà per la prima volta in campo. Ecco, non sappiamo quando avremo il pubblico, ma sarà, se lo scorso anno è stato un anno zero per Milano, quest'anno sarà forse un anno zero bis, mettiamola così, nella speranza di poter ancora di più promuovere questo sport in città e ritagliarci il nostro spazio in una città meravigliosa. Sì, io amo molto Milano per tante cose. Credo che la Power Volley Milano deve essere ambiziosa e puntare ad essere col tempo, col supercorso, un riferimento sportivo di grande per la città, che Milano è una città di eccellenze. Io non sono di parte, ma sono astigiano. È una città di eccellenze, quindi noi abbiamo un bellissimo, come dire, compito, abbiamo un'opportunità tutti, noi che vestiamo questa maglia, tutti quelli che lavorano per questa società, è quella di essere questa stella per Milano e cercare di portare più persone possibili al palazzetto e avere più connessioni possibile, perché Milano è grande e bisogna lavorare per essere grandi.